La storia inizia con una squadra di Navy SEAL statunitensi che deve liberare una spia della CIA tenuta prigioniera dall'esercito siriano. Ma dopo aver liberato con successo l'ostaggio, il capo della squadra John Kelly scopre che non si trovano nel quartier generale dell'esercito siriano, bensì in Russia. Resisi conto dell'errore, hanno pianificato di lasciare immediatamente il luogo. Purtroppo, mentre scendevano, sono stati attaccati da un RPG inviato da un gruppo di truppe. L'attacco ha fatto un buco nel pavimento su cui si trovavano, facendo cadere l'intera squadra al piano terra. Kelly lanciò immediatamente un contrattacco, mentre Robert, un agente della CIA che partecipava alla missione, preferì salvare l'ostaggio. Dopo aver massacrato tutte le truppe nemiche, Kelly e le sue truppe superstiti, Robert e gli ostaggi salvati corsero verso l'elicottero che li attendeva. Kelly sfogò la sua rabbia perché riteneva che Robert lo stesse incastrando per attaccare la base militare russa. Ma Robert disse che non lo sapeva affatto. Non aveva alcuna intenzione di intrappolarli. 3 mesi dopo, Kelly si è ritirato dall'esercito e trascorre le sue giornate con la famiglia. Ha una moglie di nome Pam che era incinta del loro primo figlio. In quel periodo, Kelly si reca a casa di un caro amico e racconta della sua nuova esperienza come guardia giurata. Altrove, uno degli amici di Kelly che era in missione di salvataggio di ostaggi in Siria viene visto trascorrere del tempo con la sua famigliola. Ma sfortunatamente per lui, mentre usciva di casa per buttare la spazzatura, è stato investito da un'auto in corsa. Sua figlia urlava istericamente vedendolo morto davanti ai suoi occhi. Poi, uno dopo l'altro, gli amici di Kelly che partecipavano a una missione segreta in Siria furono uccisi da un gruppo di persone sconosciute. Una sera, Kelly e sua moglie si stavano preparando a dormire nella camera da letto al piano superiore. Ma Kelly, che non riusciva a dormire, decise di scendere al piano di sotto per mangiare uno spuntino e ascoltare musica. All'improvviso, l'elettricità in casa sua saltò e diverse persone si intrufolarono in casa sua, verso la camera da letto. Gli estranei si sono diretti verso il letto dove Pam stava dormendo profondamente. Sentendo un trambusto dal piano di sopra, Kelly si precipitò a prendere la sua pistola. Vide l'ombra di una persona e sparò immediatamente. Sebbene in seguito sia riuscito a uccidere diverse persone, è stato colpito in modo piuttosto grave. Fortunatamente, una persona che intendeva sparare a Kelly ha finito i proiettili. Senza tentare oltre, lasciò la casa di Kelly. Il giorno seguente, Kelly è stato portato in ospedale con una ferita d'arma da fuoco piuttosto grave. Dopo l'incidente, si tenne un'importante riunione tra i funzionari della CIA e i SEAL. Robert raccontò la cronologia di quanto accaduto quando la squadra di Kelly liberò l'ostaggio durante la riunione. Alla fine decisero di indagare sul caso. In ospedale, Kelly riprese conoscenza. Tuttavia, fu estremamente triste nell'apprendere che sua moglie e il bambino che portava in grembo erano morti in modo orribile. Quando Karen, il suo ex capo SEAL, gli fa visita, Kelly la prega di dargli i nomi delle persone che lo hanno aggredito. Tuttavia, Karen lo informa che il caso è oggetto di indagine. Non sapeva chi ci fosse dietro l'attacco. Pochi giorni dopo, Karen riceve un invito a un incontro a porte chiuse con Robert e il segretario della difesa Thomas Clay, a Washington D.C. Durante l'incontro, Robert dice loro che gli assassini della moglie di Kelly sono soldati russi membri dell'FSB o Servizio Federale di Sicurezza della Federazione Russa. Lo hanno fatto come ritorsione per l'attacco della squadra di Kelly al quartier generale dell'FSB ad Aleppo, in Siria. Peggio ancora, l'America chiuderà il caso perché non vuole causare problemi con la Russia. Tuttavia, Karen non ha potuto accettare la decisione. Il tempo cambia. Kelly si sta ancora sottoponendo a sessioni di allenamento per recuperare le sue condizioni fisiche. Finché un giorno Karen viene a dirgli che gli autori dell'attacco sono soldati russi. Ma il caso è stato chiuso. Preoccupata per Kelly, Karen gli consegna i file e le foto di un fabbricante di passaporti di nome Andre. Era stato lui ad aiutare l'esercito russo a entrare in America. Quindi, molto probabilmente, Andre conosce la mente dell'attacco che si è verificato. Quella sera, dopo una sessione di allenamento, Kelly torna a casa sua e si cosparge di alcol. Poi si è recato nell'ufficio di Andre. Kelly si scontra con 2 guardie del corpo di Andre fingendo di essere ubriaco e camminando in modo instabile. Vedendo che Andre era salito in macchina, Kelly è tornato immediatamente alla sua auto. Ha seguito Andre e si è schiantato con la sua auto in modo da bloccare quella di Andre. L'auto di Andre è rimasta schiacciata tra un camion e una berlina, rendendo difficile l'apertura della portiera. In seguito, Kelly ha dato fuoco all'auto di Andre prima di sfondare il fuoco ed entrare nell'auto. Puntando una pistola, minaccia Andre di dirgli il nome di chi lo ha aggredito e ha ucciso sua moglie. Andre si rifiuta di dirglielo, spingendo Kelly a sparargli alla gamba per fargli aprire la bocca. Alla fine Andre rivela un nome, Viktor Rykov. L'attacco ad Andre ha reso le relazioni tra America e Russia ancora più calde. Gli osservatori politici avevano persino previsto che l'incidente avrebbe potuto scatenare una nuova guerra fredda. Un giorno, Karen fa visita a Kelly, detenuto in prigione dopo l'aggressione di Andre. Lì Kelly dice a Karen che ucciderà l'assassino, non importa dove si trovi. Poco dopo il rientro di Kelly nella sua cella, alcuni agenti penitenziari lo prendono con la forza. Kelly si rifiuta di assecondare i loro desideri e combatte contro di loro a mani nude.
Gli agenti non hanno potuto fare a meno di interrompere il loro attacco dopo che Kelly ha preso in ostaggio un agente. Poi hanno lasciato la cella uno alla volta. Successivamente, un messaggero inviato da Clay chiede a Kelly di venire con lui. Kelly ha acconsentito ed è stato portato in ufficio. Una volta arrivato, gli è stato chiesto di identificare la fila di foto e il nome che aveva ricevuto da Andre. Dopo aver fatto il nome di Viktor Rykov, Robert lo informa che Viktor Rykov è un ex ufficiale della Spetsnaz. È diventato una spia russa mentre si trovava in America ed è stato a lungo un obiettivo della CIA, che però ha avuto difficoltà a catturarlo. In base alle informazioni dei servizi segreti della CIA, Viktor si nasconde attualmente a Murmansk, in Russia. Sapendo che l'assassino di sua moglie è ancora vivo, Kelly si offre di aiutare Viktor a catturare la CIA. Nonostante l'iniziale rifiuto, Clay accetta a condizione che, una volta completata la missione, Kelly debba tornare in prigione. Kelly, insieme a Karen e alla squadra della CIA, si preparano a partire in aereo. Dopo qualche ora, l'aereo si avvicina al territorio russo. Kelly si stava preparando a saltare giù dall'aereo quando improvvisamente il loro aereo fu attaccato da aerei da guerra russi. L'attacco ha fatto sì che le ali dell'aereo prendessero fuoco. L'aereo scivolò rapidamente verso il basso e cadde nel mare di Barents. La collisione è avvenuta quando l'aereo e l'acqua hanno iniziato a entrare nella cabina dell'aereo. Kelly e il resto della squadra hanno cercato di uscire e alla fine sono riusciti a sopravvivere. Utilizzando una barca zodiacale, si sono diretti verso il confine russo. Arrivati in un rifugio, Kelly disse che l'attacco al loro aereo sarebbe stato a loro favore ora che i russi pensavano che fossero tutti morti. Allo stesso tempo, però, Kelly si insospettisce di Robert, che non è venuto con loro. Suppone che Robert possa averlo tradito, in modo che i russi sappiano del loro arrivo. Alla fine, Kelly si riunisce con Robert a Murmansk, dove Robert viene visto uscire con alcuni russi. Kelly, infuriato, attacca immediatamente Robert, accusandolo di tradimento per essere un informatore russo. Robert respinge le accuse di Kelly, dicendo che si trovava a Murmansk sapendo che l'aereo che trasportava Kelly era stato attaccato. Pensava che l'intera squadra fosse morta, quindi è venuto con due assassini per uccidere Viktor. Sapeva che Viktor si trovava in un appartamento in questa città. Sentendo Robert giurare ripetutamente di non essere un traditore, Kelly finalmente crede in lui. La sera, Kelly, Karen e la squadra assaltano il nascondiglio di Viktor, ma scoprono che Viktor stava già aspettando il loro arrivo. Stranamente, ancora una volta, Viktor viene visto indossare un giubbotto suicida. Seduto e con in mano l'innesco di una bomba, Viktor dice che Kelly e le sue truppe sono solo pedine create dall'America per entrare in guerra con la Russia. Pedine come loro saranno sacrificate per realizzare i desideri del re. Dopo aver finito di parlare, Viktor premette il pulsante. La bomba esplose immediatamente, distruggendo la stanza. Kelly controlla immediatamente tutti i membri, che per fortuna sono sopravvissuti. Ma all'improvviso, un cecchino spara contro di loro e uno dei loro soldati viene ucciso. Il cecchino ha ucciso anche due poliziotti russi che erano di pattuglia fuori dall'edificio. È quindi certo che la Russia accuserà Kelly e gli altri di aver ucciso i due poliziotti. Il cecchino continua a sparare, costringendoli a nascondersi nel buio più completo tra le rovine dell'appartamento di Viktor. Ma Kelly si intrufola attraverso un buco nel muro dopo aver scoperto dove si nasconde il cecchino. Finalmente riescono a mettere fuori combattimento il cecchino. Purtroppo, all'esterno dell'appartamento, la polizia e i soldati russi li hanno circondati. Kelly ordina alle sue truppe di fuggire attraverso il vicolo posteriore mentre affronta la polizia e i soldati russi. Kelly inizia a lanciare granate contro l'auto parcheggiata mentre Karen e la sua squadra riescono a fuggire. Lo scontro a fuoco tra Kelly e i soldati russi continua. Mentre Kelly si trova al piano terra, lancia una bomba che uccide molti soldati russi. Infine, Kelly riesce a sfuggire all'accerchiamento dell'esercito russo indossando un uniforme dell'esercito russo e coprendosi il volto con una maschera di gas lacrimogeno. Cammina instabilmente e sale su un'auto, poi fugge verso la sede della sua squadra. Il giorno seguente, a causa delle ferite riportate, Kelly ha rischiato di svenire mentre guidava. Fortunatamente era arrivato nel luogo in cui si era riunita la sua squadra. Tutti loro, compreso Robert, lasciano immediatamente la Russia in nave. In mezzo al mare riflettono sulle parole di Viktor, secondo cui sono tutti pedine per realizzare il desiderio del re. Robert suggerisce a Kelly di fingere la sua morte per essere libero di scoprire la mente dietro tutti questi eventi. A Washington, Kelly rapisce Clay mentre si trova nella toilette di un ristorante. Kelly lo interroga e minaccia di dare la caccia alla sua famiglia per vendicarsi di tutti gli incidenti subiti. Alla fine Clay racconta il motivo per cui ha mandato Kelly in missione. L'America intende entrare in guerra contro la Russia per rilanciare l'economia e finalmente ha un buon motivo per poter colonizzare ed essere temuta dal mondo. Clay sta anche cercando di unire il popolo americano per sostenere il proprio paese contro un nemico comune, la Russia. Kelly e la sua squadra non sono altro che un'esca. Tutte queste ragioni hanno reso Kelly ancora più arrabbiato. Poi affonda la sua auto nel fiume Potomac, annegando Clay che si trovava ancora nell'auto. Qualche giorno dopo, Clay fu dichiarato morto per suicidio e il suo corpo fu sepolto con una cerimonia militare. Nel frattempo, Kelly, dichiarato morto mentre era in volo verso la Russia,
fu sepolto accanto alla tomba della moglie, sfuggendo così alla sua condanna al carcere. Alla fine del film, Robert consegna al presidente la registrazione vocale fatta da Kelly poco prima di uccidere Clay. D'altra parte, con l'aiuto di Karen, Kelly inizierà una nuova vita fuori dall'America sotto una nuova identità. Iscriviti per altri video come questo, attiva le notifiche e lascia un mi piace per aiutare la crescita del canale. Grazie per aver guardato.